E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Voglio raccontarvi oggi in questo video una cosa eccezionale. Sono andato a Napoli per andare a visitare un orto urbano e ho scoperto una roba incredibile che neanche i napoletani sanno. Queste acque che noi dobbiamo bere. Quindi da qui a un'ora e mezza questa sarà nei rubinetti di un quartiere di Napoli. Se volete arrivare a Pianura senza traffico, vi tuffate qua dentro e ci arriviamo. Ma incominciamo tutto dall'inizio. Quindi arrivo a Napoli, scendo la sera e babam! 23:30, appena arrivato a Napoli. Ora vi faccio vedere chi è venuto a prendermi. Ma io sapevo andare alla persona giusta. Quindi il giorno dopo vado a visitare gli orti urbani di Mela Insana. Siamo in questo orto molto particolare. Lo vedete un attimino disordinato, ma perché ci lavorano da pochissimo, da pochi mesi. E incominciano già a vedersi gli effetti. Pensate che sono andate a ruba tutte le prenotazioni che ci sono. Fanno proprio a guerra per prendere appunto questi lotti. Vedete, la gente proprio ci lavora. Cosa state coltivando? I friarielli. I friarielli? Sì. Friarielli. I friarielli di Napoli. Sono buoni? Quelli che si fanno con la salsiccia, un po' amarognoli. Quelli che fanno proprio la rapa sotto bianca e poi esce il fiore sopra e si mangia con... tipo con le cime di rapa? Tipo cime di rapa. Okay. La cima di rapa è più grossa. Ho capito. Buon lavoro, vi lascio fare. Grazie. Voilà, e qua conosco Mauro De Pascale, che è uno dei responsabili dell'ABC, che è l'azienda che gestisce tutte le acque di Napoli, che mi svela un mistero. Sotto questi orti ci sono dei serbatoi che danno da bere a tutta la città di Napoli. Quindi gli chiedo, posso andare a visitarli? L'acqua che viene a Napoli ormai viene principalmente dalla provincia d'Avellino ed è acqua sorgita, okay. Batteriologicamente pure all'origine. Tant'è vero che la dobbiamo clorare giusto perché la disinfezione è prevista per legge. Ok. E poi viene da Cassino una grandissima quantità di acqua. Stiamo parlando nell'ordine di 2000 litri al secondo da una parte e oltre 2000 litri al secondo dall'altra. Ok. E poi circa 500 litri al secondo dall'acquedotto di integrazione riserva. Quando arriva a Napoli, per garantire la continuità dell'erogazione in tutte le ore, quindi anche i picchi, di consumo che sono nella mattina, il pomeriggio e la sera, viene raccolto in grandissimi serbatoi. Alcuni di questi sono veramente antichi, risalgono al 1885, scavati nel tufo e semplicemente intonacati come facevano i romani. Alla vecchia maniera. Alla vecchia che ancora la migliore. Allora ci facciamo aprire un momento. Quindi l'ABC è quella che le gestisce, giusto? ABC è la società ABC Acqua Bene Comune Napoli, la società, l'azienda speciale che gestisce il servizio idrico e fognario nella città di Napoli. Ok. Che popolazione fa Napoli? 1 milione di abitanti, ma noi serviamo anche dei comuni che si trovano limitrofi attorno a Napoli, quindi serviamo una popolazione di circa 2 milioni di persone. Eh beh, ne avete quindi un po' di acqua. Sì. Corso museale all'interno di una sede operativa, questa è una delle sedi operative più importanti di Napoli, è stato creato un percorso museale proprio per, non solo per raccontare la storia dell'acquedotto, ma per far comprendere, specialmente agli studenti, dalla quarta elementare agli universitari, quanto lavoro ci sia dietro quel gesto quotidiano che facciamo dell'apertura del rubinetto. Chiaro, quello è importante. Quindi dai sollevamenti alle vasche di accumulo, le saracinesche che servono a manovrare, e facendo vedere realmente quello che accade anche attraverso il nostro centro di telecontrollo. Quindi facciamo vedere dalle antiche bollette ai contatori, tutti gli attrezzi che vengono fatti, e anche i testi antichi. E i registri. Questi sono i registri e questi sono i disegni su seta per realizzare il canale che ha portato l'acqua di Sirino nella città di Napoli. Come vedi, tutti i serbatoi, noi stiamo qua. Ok, vedi i livelli delle vasche, l'acqua che sta entrando in termini di litri al secondo per tutte le quote differenti. Cioè, quindi è mappato. Questa è Napoli. Cioè, io vedo che non ho Napoli. Vedi, è Napoli schematizzata dal punto di vista della distribuzione idrica. Ok, quindi vedi da dove arriva l'acqua principalmente, quello che dicevo prima, da Cassino, acquedotto Campania Occidentale, più di 2000 litri al secondo. In alcuni casi l'acqua viene sollevata ai serbatoi successivi, in altri casi già arriva ai serbatoi più alti.
e poi le frecce indicano se il serbatoio si sta svuotando o riempendo, in modo che loro non avrebbero bisogno, ma così hanno esattamente, sanno esattamente quello che sta succedendo. Questa è una delle tante schermate che naturalmente ci sono per far comprendere anche il minimo funzionamento, e non è solamente un telecontrollo, ma è anche un telecomando. Ah, nel senso che loro, volendo, in 5 minuti possono deviare o chiudere l'acqua di tutta la città di Napoli. Bello profondo, naturalmente, perché ci sta. Quindi questa qua è una delle acque che sta entrando nella vasca? Sì, sì, sta entrando in tutte le 8 vasche del serbatoio, e questa viene pompata dal serbatoio di Capo di Monte. Quindi ci sono delle enormi pompe che riescono a sollevare fino a 3.000 litri di acqua al secondo. Una centrale idroelettrica, comunque. Praticamente sì. Vediamo un momento solo. Questa è una delle 8 vasche. Spettacolo! La luce noi ce l'abbiamo solamente per illuminare questa parte, perché ci sarebbe bisogno di un'illuminazione posteriore per apprezzarne la lunghezza, ma questa è lunga 308 metri, 10 metri di larghezza, 10 metri di altezza, semplicemente tufo intonacato. Cioè che questo qua? Sì, 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 questo è intonaco su tufo e basta. Non c'è nessun materiale, nessuna resina, niente. Niente. Anche perché noi ogni volta che c'è qualche prodotto innovativo con grandi caratteristiche di impermeabilità, insieme all'università facciamo fare le analisi, perché la cosa principale è che il prodotto non deve rilasciare sostanze, dato che questa è acqua che noi dobbiamo bere. Quindi da qui a un'ora e mezza questa sarà nei rubinetti di un quartiere di Napoli. Se volete arrivare a pianura, senza traffico, vi tuffate qua dentro. Certo è un po' freddina, 10 gradi. E qua stiamo sotto gli orti. Chiaro. È per quello che in tu dici, in fondo siamo sotto gli occhi. Devono essere coltivati, perfetto, non è biologico di più ancora. In queste condizioni naturalmente non ci aspettiamo che ci possa essere qualche venuta, ma in casi particolari, una lesione che si viene a creare, perché questo è comunque tufo, è il tufo, e siamo una città che è in continuo movimento, potrebbe far sì che dell'acqua che viene dalla parte superiore, anche se deve attraversare 30 metri, arrivi con dei... Chiaro. Quindi noi dobbiamo essere più attenti di quanto non lo fossimo in condizioni normali. Normale. Quindi diciamo la verità, quando si dice che a Napoli è buono caffè perché c'è l'acqua buona di Napoli, è vero, non è l'acqua di Napoli però. Non sempre è l'acqua che viene distribuita a Napoli, ma viene dalle fonti della provincia di Avellino o da Cassino. Chiaro. Sì. E anche il fatto che il caffè e la pizza abbiano un sapore differente a seconda dei quartieri di Napoli è vero, perché l'acqua che viene miscelata nei diversi serbatoi in percentuali differenti ha caratteristiche differenti a seconda dei quartieri. Noi utilizziamo acqua imbottigliata e spesso la utilizziamo perché per dei preconcetti, per delle false credenze, insomma, che il calcare faccia male, che l'acqua non sia controllata. Noi facciamo solo a Napoli ogni anno oltre 130.000 controlli. E come li facciamo? Noi li fa l'ASL. Chiaro. Più controllata di così. Che devo dirti, mi ha stupito veramente tantissimo, non solo Napoli, però questa sorpresa sotto degli orti urbani dei serbatoi così grandi. Wow, veramente, veramente figo. Ora spero di andare in un'altra città a scovare orti e particolarità. Se ti sta piacendo questo format, mi raccomando, metti un bel mi piace e commenta, commenta tantissimo con rifamolo, rifamolo. Rifamolo. E niente, farmer, ci vediamo in un prossimo video. Ah, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!